fino all'allerta meteo dopo il violento nubifragio che ha colpito Civitavecchia e Santa Marinella. È iniziata la conta dei danni, niente acqua nelle zone monte. Per l'ennesima volta un fenomeno atmosferico di ampie dimensioni ha determinato situazioni di grande pericolo. Il geologo Francesco Cristini spiega il perché. Un braccio di ferro tra amministrazione comunale e il CDA di Civitavecchia Servizi Pubblici su rimborsi spese assicurati agli amministratori. Ieri assemblea dei soci. Appuntamento settimanale col sonetto di Pasquino. Questo sabato l'anonimo poeta dialettale parla di se stesso, in particolare delle critiche che ricevono i suoi versi. Trasferta difficilissima per il Civitavecchia che affronta Monte Rotondo la capolista Real Scalo. Nerazzurri obbligati a fare il risultato per non scivolare in classifica. Bentrovati dal TRC Giornale. È già iniziata la conta dei danni provocati dal violento nubifragio che ieri mattina ha investito Civitavecchia e Santa Marinella, ricordando per certi versi la tragica giornata del 2 ottobre del 1981, quando in una situazione analoga persero la vita 6 persone. A subire i maggiori danneggiamenti sono stati gli stabilimenti balneari, con l'associazione di categoria che valuta di chiedere lo stato di calamità di servizio. La sensazione è che il peggio sia passato, anche se quanto avvenuto ieri ti porta ogni tanto a scrutare il cielo per controllare la consistenza delle nuvole che non accennano ad allontanarsi. Fino a lunedì comunque non sarà possibile cantare vittoria, considerando che l'allerta meteo è stata estesa praticamente a tutta la giornata di domenica. Oggi, come annunciato già ieri, sia a Civitavecchia che a Santa Marinella le scuole sono rimaste chiuse. Un provvedimento che ha comunque riguardato un numero limitato di istituti, visto che in gran parte delle scuole il sabato non vengono tenute le lezioni. È intanto cominciata la conta dei danni provocati dal nubifragio, che in poco meno di un'ora ha scaricato sul territorio decine di millimetri di acqua. Rispetto a quanto avvenne il 2 ottobre di 38 anni fa, fortunatamente la situazione è molto meno drammatica. La paura, soprattutto in alcuni momenti, è stata analoga, ma anzitutto non ci sono state vittime, mentre in quella terribile e tragica circostanza furono ben 6 le persone che persero la vita. Anche le attività commerciali e i privati non sembrano aver subito danni particolarmente ingenti, fatta eccezione per qualche magazzino o scantinato allagato. Danni vengono invece lamentati dai gestori di alcuni stabilimenti balneari, al punto che la locale sezione di Federbalneari ha avviato una ricognizione per verificare se esistono i presupposti per poter chiedere lo stato di calamità naturale. Resta da comprendere fino a che punto determinate situazioni possano effettivamente essere previste e contenute. In effetti, il messaggio lanciato giovedì dal Dipartimento regionale della Protezione Civile parlava di allerta di colore giallo, quindi non estremamente pericoloso. È anche vero però che ad ogni temporale più intenso, dalle zone a monte verso mare, si riversa un fiume di fango e detriti. Al di là delle chiacchiere che si fanno nei momenti successivi agli eventi, sarebbe forse opportuno che la politica nel suo complesso desse prova di saper programmare, inserendo ogni anno in bilancio somme consistenti per la tutela del territorio. È inevitabile, come sempre più spesso avviene in conseguenza di temporali e nubifragi, che si registra la crisi idrica, una crisi che riguarda in particolare le zone a monte di Civitavecchia e che si protrae ormai da qualche giorno. Le torbide del Mignone hanno infatti indotto i tecnici di ACEA a ridurre la portata a Poggio Capriolo. Il disservizio riguarda in particolare via Terme di Traiano Alta, San Liborio, Cisterna Faro, Campo dell'Oro Alta, Casaletto Rosso, San Gordiano, Boccia ed alcune zone della fascia medio-bassa della città. ACEA ha predisposto lo stazionamento di 2 autobotti in stazionamento in via dell'Orto di Santa Maria, di fronte al supermercato EMI, in via del Casaletto Rosso e in via dei Frassini. E ancora una volta il territorio si è visto completamente inerme di fronte alla furia della natura. Per quale ragione Civitavecchia e Santa Marinella sono così a rischio quando avvengono fenomeni atmosferici come quello di ieri mattina? Lo abbiamo chiesto al geologo Francesco Cristini. Sentiamo. Siamo con il geologo Francesco Cristini. È stata una giornata per certi versi difficile quella di ieri per il maltempo che si è abbattuto sulla nostra città, ma più in generale sul nostro comprensorio. Una giornata che ha creato situazioni difficili, ma non certo imprevedibili per chi conosce un po' il nostro territorio. È così?
Certo, non imprevedibili perché oltretutto dopo una settimana ormai di tempo piovoso il terreno a Monte di Civitavecchia era ormai saturo di acqua, vale a dire che non poteva più ricevere quel terzo di acqua che generalmente si destina al sottosuolo, il resto con rivazione e l'altro terzo è per evapotraspirazione delle piante. Vale a dire che tutta l'80-85% di acqua caduta ieri praticamente è andata a corrivare per le strade di Civitavecchia, percorrendo i percorsi dei vecchi fossi che una volta dove versavano? Una volta versavano nel fosso di guardia delle mura del San Gallo. E lì creavano appunto un sistema acquitrinoso ideale anche per scopi di difesa militare. Quando poi queste mura sono state eliminate, questi fossi man mano sono stati tutti tombati. Infatti c'è un fosso tombato sotto via Matteotti, uno sotto via Nenni, per via Terme de Traiano, idem, è elevata la prima parte che corre a bordo strada. Questi fossi, quando piove a dirotto, dopo l'urbanizzazione di Cisterna Faro San Liborio, diciamo che tutta quanta 300 ettari, se piovono 10 centimetri di acqua a metro quadrato sono la bellezza di 300.000 metri cubi, 300.000 metri cubi di acqua che si riversano dentro una città che ha già le fogne tutte piene perché piove anche in città. Non sono stati previsti grossi canali come si vedono qualche volta in qualche città americana oppure spagnola, no, che sembrano tutti asciutti durante l'anno, però servono in questi momenti di emergenza. Bisognerebbe intercettare l'acqua che viene da monte, vale a dire da tutta la zona urbanizzata a monte, e riversarla a destra o a sinistra di Civitavecchia. Quando l'onorevole Tidei era ancora assessore provinciale, si interessò alla formazione anche di questa pianta idrogeologica della regione Civitavecchia-Setolfetana. In quella pianta, come potete vedere, c'è una freccia nella zona del Marangone che io ho indicato con la lettera M. Quella era considerata già all'inizio dell'81 la zona più a rischio di Civitavecchia. Tant'è vero che dopo qualche mese ci sono stati i più grossi danni. Addirittura lì delle betoniere di impianto del betonaggio sono arrivate a mare, quindi dall'81 non credo che nessuno abbia mai pensato di perimetrare e mettere in sicurezza quella zona anche per eventuali avventori o per attività commerciali che hanno continuato ad essere attive in tutta quell'area, anche a mare, perché guardate quello che è successo a mare, questo caso è successo d'inverno, ma se fosse accaduto d'estate, con tutta la gente dice sarebbe andata via se pioveva, però avrebbe creato dei danni a tutte le strutture balneari che sarebbero state impiantate in quella zona. Sono giorni che la Protezione Civile e le agenzie meteo annunciano violenti e copiose piogge in arrivo e puntualmente l'amministrazione comunale si è fatta trovare impreparata. È l'inizio di una nota di Europa Verde che parla di numerosi episodi, anche gravi, di allagamenti e blocchi stradali e di sola fortuna se non ci sono stati infortuni alle persone. Per Europa Verde, decisioni approssimative e manutenzioni non effettuate hanno partorito un disastro sotto gli occhi di tutti i cittadini e sarebbe opportuno che qualcuno ne rispondesse immediatamente, a partire dall'assessore ai lavori pubblici. E il coordinamento cittadino di Forza Italia si schiera con l'assessore D'Ottavio, dopo le critiche, tra le quali quelle durissime del consigliere di Onda Popolare Patrizio Scilipoti, in merito a quanto avvenuto a Civitavecchia in conseguenza del nubifragio. I forzisti ricordano che tutto il litorale è stato colpito da fenomeni atmosferici che hanno creato danni in ogni comune. Per gli azzurri la dialettica politica e lo scontro di maggioranza-opposizione devono esserci, ma attaccare chi guida la città da pochi mesi per allagamenti dovuti a fenomeni atmosferici come quello di ieri mattina è un vero atto di sciacallaggio. Se si vuole dare una mano alla città, conclude Forza Italia rivolgendosi a Scilipoti, posi la tastiera o la faccia posare a chi gli scrive i comunicati e si metta a disposizione realmente della città, come spesso ha fatto quando si è parlato di Porto. Ancora controlli da parte della polizia nell'ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state identificate 75 persone, di cui 16 con precedenti, effettuate verifiche su 22 veicoli e 275 sono stati controllati con il sistema Mercurio. Durante i posti di controllo è stato denunciato un 55enne civitavecchiese trovato in possesso di 17 grammi di cocaina. L'uomo, fermato ad un posto di controllo mentre viaggiava
viaggiava a bordo della propria macchina con un amico, entrambi con numerosi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di un piccolissimo bilancino di precisione portato nel taschino della giacca. Pertanto gli agenti decidevano di approfondire il controllo e durante la perquisizione al veicolo rinveivano in un piccolo vanoporta oggetti posti sotto il volante, 3 involucri di nylon contenenti lo stupefacente sequestrato. E l'importo dei rimborsi spese che si sommano alle retribuzioni, il nodo del contendere tra l'amministrazione comunale e il consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici. La netta contrapposizione è emersa nel corso della nuova assemblea dei soci della partecipata, nella quale gli amministratori di CSP hanno confermato che la pesante perdita accumulata nei primi 9 mesi di quest'anno è dovuta solo ed esclusivamente agli alti costi del porta a porta. Il servizio. È scontro tra amministrazione comunale e consiglio di amministrazione di CSP sui rimborsi spese agli amministratori che si sommano alla normale retribuzione. Netta la contrapposizione emersa nel corso della nuova assemblea dei soci della partecipata, chiamata a discutere nuovamente del pesante deficit accumulato nei primi 9 mesi del 2019. In una nota diffusa dal Comune si legge che nel corso della seduta il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, Francesco De Leva, ha chiarito di aver effettivamente rappresentato le potenziali criticità all'assemblea dei soci del 15 marzo, con particolare riferimento all'utilizzo prolungato di dipendenti in somministrazione e alla mancanza di mezzi in dotazione. Ulteriori perplessità connesse all'avvio al buio del secondo step per l'assenza di un censimento delle utenze e di altre informazioni essenziali, De Leva le aveva ribadite all'ex sindaco Cozzolino e una richiesta scritta di convocare un'assemblea in tal senso non aveva tuttavia avuto alcuna risposta. Il sindaco tedesco ha preso atto di quanto riportato ed anche del piano di risanamento che il Consiglio di amministrazione ha proposto e che sarà posto all'attenzione del Consiglio comunale e degli organi preposti. Poi, come detto, la contrapposizione. Sempre nella nota diffusa da Palazzo del Pincio, al termine dell'assemblea, si legge che il primo cittadino ha anche rilevato però come i compensi dei consiglieri di CSP non siano allineati ai parametri fissati dalla legge Madia, che siano onnicomprensivi e che pertanto i rimborsi non siano dovuti. Ascoltata la replica del presidente De Leva, che ha sollevato ragioni di ufficio, il sindaco, si legge nella nota, ne ha contestata la riferibilità al caso di specie e si è riservato ogni ulteriore approfondimento ed azione eventuale volta al recupero di quanto non effettivamente dovuto e fino ad oggi percepito dagli amministratori. Istituzione e politica non possono non tenere conto della novità rappresentata dall'ultima sentenza emessa da parte del commissario agli usi civici rispetto alla particella annessa alla tenuta delle mortelle. Lo sostiene il PD, per il quale non v'è alcun dubbio che il commissario abbia dato voce, come mai finora, alle ragioni di tutti quei ricorrenti e cittadini che da anni sono vittime di lungaggini ed errori amministrativi. Per i DEM, l'annosa vicenda degli usi civici che riguardano Civitavecchia, alla luce di questo ultimo importante atto può finalmente avere una svolta decisiva. Il PD, ritenendo che adesso è possibile muoversi su percorsi nuovi, annuncia che agirà immediatamente presso tutti gli enti coinvolti per dare una risposta che restituisca in maniera definitiva la piena disponibilità dei diritti di proprietà dei cittadini coinvolti. Il Comitato Sole è stato convocato per lunedì prossimo dall'assessore regionale per l'urbanistica, politiche abitative e rifiuti per un incontro con i sindaci di Tarquinia, Civitavecchia e Dallumiere e consiglieri regionali del territorio. Si parlerà del progetto di impianto proposto dalla società A2A per l'incenerimento dei rifiuti. Mercoledì prossimo poi si terrà una seduta del Consiglio regionale aperta al pubblico sulla gestione dei rifiuti. Il Comitato Sole sarà presente ed accompagnato dai sindaci del territorio e invita i cittadini a partecipare. 2 giorni dopo il comitato parteciperà all'assemblea pubblica che si svolgerà a Tarquinia dal titolo Perché diciamo no all'inceneritore. L'assemblea si terrà nella sala consigliare alle 17. È arrivata per la prima volta a Civitavecchia la MSC Bellissima, una delle navi più moderne e tecnologicamente avanzate di MSC Crociere. Per celebrare il primo attracco è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del Maiden Call, che aveva visto la presenza delle principali istituzioni e autorità civili e militari. Sentiamo l'intervista. Siamo a bordo
della MSC Crociere, è un importante avvenimento, la presentazione è bellissima. Qualche dato vorremmo, dottor Valentini, per capire intanto cosa significa MSC, la presenza nella nostra città e il riferimento anche a tutto il territorio e quelle che sono le prospettive future. Sì, no, MSC si presenta a Civecchia come una compagnia leader del mercato delle crociere, una compagnia che sin dal 2013, data in cui è partito il primo piano industriale, oggi conta più di 16 unità e oggi siamo a Civitavecchia, in questo splendido porto, in questa splendida cornice, a festeggiare la prima toccata di MSC Bellissima. Praticamente MSC Bellissima fino alla settimana scorsa era l'ammiraglia della flotta di MSC Crociere e oggi Civitavecchia è oggetto di un cambio alla guardia, insomma. Passa la mano quindi con l'ammiraglia MSC Bellissima, perché la settimana prossima Civitavecchia verrà toccata da MSC Grandiosa, la nuova nave inaugurata, come diceva lei prima, la settimana scorsa ad Amburgo, madrina d'eccezione la signora Loren, che ci regala sempre splendidi momenti. Ci deve essere al centro il nostro sviluppo, perché se è vero che siamo su Bellissima e che la settimana prossima sarà toccata da MSC Grandiosa, la stessa ammiraglia MSC Grandiosa resterà e toccherà ogni settimana il porto di Civitavecchia. Questo per dire cosa? Che noi siamo contenti di lavorare in questo territorio, dove lavoriamo bene, cooperiamo molto bene, dove le nostre crociere vengono molto apprezzate. 598.000 sono i passeggeri che noi mettiamo in questo porto, con una crescita del 13%, una bella crescita, una crescita che si fa insieme. E crescita non vuol dire soltanto aumentare i passeggeri o aumentare la flotta, vuol dire anche sviluppare l'amore per l'ambiente, un amore che nel mare la compagnia fonda le proprie origini. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dal 1 gennaio MSC Crociere sarà la prima compagnia nel mondo delle crociere che porrà l'attenzione all'ambiente come un'attenzione primaria. Tutto quello che noi stiamo facendo nel corso degli anni, come diceva prima, sono quasi 10 anni in cui facevamo protagonisti più che altro di una cura, un'attenzione per l'ambiente, quindi bassa riduzione dei fattori inquinanti, riciclo delle acque, riciclo anche di tutte quelle che sono le attività di bordo, dalla lattina semplicemente consumata o ancora l'anno scorso che abbiamo reso le navi praticamente plastic free. Bene, al 2020, al 1 gennaio, crescerà questa cura con DMSC verso l'ambiente. E sempre a proposito della MSC Bellissima, sono arrivate le dichiarazioni del sindaco Ernesto Tedesco. Voglio esprimere la mia soddisfazione per la presenza istituzionale del territorio a bordo della MSC Bellissima, che è stata presentata nel porto di Civitavecchia. Insieme agli altri sindaci del comprensorio, conclude il primo cittadino di Civitavecchia, abbiamo partecipato per dar seguito alla dichiarazione di intenti comuni rilasciata in una recente riunione. Se lavoriamo insieme, la nostra terra avrà solo che da guadagnarci. È la lampada di Aladino, il secondo meraviglioso appuntamento del cartellone Gasman Kids, che andrà in scena domani alle 15 a Nuovo Sala Gasman, una delle favole più belle tratte da Le Mille e Una Notte, nell'occasione a cura di Simone Luciani e degli attori della compagnia Blue in the Face. Prenotazioni presso il botteghino del teatro. Si è chiusa pochi giorni fa un'altra esperienza di spessore per Ombretta del Monte, che ha partecipato al forum interculturale La creatività, un mondo senza confini, che si è tenuto presso il Museo d'arte orientale a Maikop in Russia, dove l'artista civitavecchese ha partecipato anche in veste di presidente del comitato festeggiamenti Santa Fermina. È stata un'esperienza artisticamente importante, spiega la Del Monte, ma anche profonda nei contenuti umani, con un forum senza confini che sicuramente mi porterà a nuovi progetti interculturali in altre città della Russia e dell'Ucraina. Non capita spesso, è capitato questa settimana, Pasquino parla di se stesso. Lo fa, sembra di capire in conseguenza di qualche critica ricevuta per un sonetto o qualche verso che non è stato particolarmente gradito. Il titolo del sonetto è Come si fa se sbaglia? Sentiamo.
Come se fa se sbaglia, ed è notorio, non c'è una volta che ci si indovina. Tu pensi a una trovata sopraffina e c'è chi dice roba da oratorio. Aggiunge poi, ma questo è un accessorio. Chi sta in alto hai da mettere la berlina, per darci a tutti un po' d'adrenalina, e lo dice col tono accusatorio. Ma gli fa eco chi non è d'accordo, chi vorrebbe le rime amore, core, o chi tratta Pasquino da balordo perché dice che è un sobillatore. Io per la verità fui finto sordo e accetto le obiezioni da signore. E termina qui questa edizione del TRC Giornale, ma rimanete con noi perché tra qualche istante arriveranno le notizie sportive col TRC Sport. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti con l'informazione di TRC. Ben trovati all'edizione del sabato di TRC Sport, che apriamo parlando di calcio. Il Civitavecchia sfida la capolista. È in programma domani alle ore 11 l'atteso match che vedrà i nerazzurri far visita al Real Monterotondo Scalo. Il tecnico Caputo non avrà a disposizione lo squalificato Funari e l'infortunato Di Domenico, ma ascoltiamo il nostro servizio. Si chiude il primo miniciclo contro formazioni d'alta classifica per il Civitavecchia, dove il pareggio rimonta di Vignanello contro la Monti Cimini e la sconfitta casalinga con l'Eretum, domani i nerazzurri faranno visita all'altra squadra di Monterotondo, il Real Scalo, primo in classifica, nel match in programma alle ore 11. Come si diceva qualche settimana fa, dopo queste tre partite si sarebbe capito il vero valore del Civitavecchia e al momento si può dire che poteva andare meglio, soprattutto nel match del Tamagnini, perso per 2-1 contro l'Eretum, con Bevilacqua e compagni fuori partita per quasi un'ora. Pensando però solo alla gara di domani, per la squadra di Paolo Caputo sarà un test tanto difficile quanto importante, visto il valore dell'avversario, che è sempre in testa alla classifica, nonostante la sconfitta subita nell'ultima giornata contro la Monti Cimini. Per i civitavecchesi non sarà del match lo squalificato Funari, espulso contro l'Eretum e fermato da giudice sportivo per 2 turni. Si giocherà l'11ª giornata di eccellenza, a meno di sconvolgimenti dettati dalla LND, per il forte maltempo che sta imperversando nella nostra regione. In casa nerazzurra c'è indubbiamente rammarico per quanto avvenuto domenica scorsa sul campo, soprattutto per la personalità mostrata in inferiorità numerica e le occasioni avute nei 15 minuti finali, recupero compreso, forse un pari sarebbe stato il risultato più giusto. Un campionato fino ad ora livellato dalla testa fino alla 10ª posizione non permette sbavature, ma allo stesso tempo dà la possibilità di metabolizzare anche i risultati negativi, senza che non ci sia poi un esame di appello. Il risultato alle ore 13 di domenica non sarà senza ritorno, ma sarà significativo per capire di che pasta è fatto il Civitavecchia. Mettere in campo tutte le energie nel serbatoio per contrastare la capolista del girone A. Questo è l'obiettivo della CSL Soccer, ancora di scena in casa nel campionato di promozione. Domani alle 11 la formazione di Riccardo Sperduti se la vedrà con il Fiumicino, che comanda la graduatoria con 25 punti, 8 successi in 10 gare, e con il rientro da un paio di settimane dell'attaccante Forcina, corteggiato anche dal Civitavecchia. Discorso decisamente diverso per i Leoni, che sono in piena difficoltà e rischiano di vedersi allontanare ulteriormente la zona tranquilla. Out lo squalificato Marco Aldi, mister Sperduti tenterà fino all'ultimo di recuperare della camera, fermo da un mese per un infortunio al tendine d'Achille. Parliamo adesso di pallavolo, test molto interessante invece per la Revolution in Serie C. Domani alle 16.30 rosso-blu a Pagliano in provincia di Frosinone per la sfida contro il Paglianus. La squadra guidata da Alessandro Sansolini va a caccia del quarto successo consecutivo e vuole farlo contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica, visto che i ciociari sono distanti di una lunghezza da Mancini e compagni attualmente al secondo posto della classifica. Per la delicata sfida la Revolution può contare sul rientrante Priolisi e su capitan Mancini, che sembra aver smaltito i problemi al ginocchio. Assente Michele Amoni, ancora infortunato, mentre in dubbio Pieroni a causa dell'influenza.
Chiudiamo parlando di rugby. Domani il CRC non ritroverà il pubblico amico del Moretti, della Marta. Nel quadro della quarta giornata di Serie A, domani a Roma, sul campo delle Fiamme Oro, alle 14.30 i biancorossi sfideranno il Perugia. Sfida da vincere per la squadra di Giampiero Granatelli, che vuole sfruttare l'incontro per mettere in cascina i punti che servono per ottenere la salvezza. D'altro tenore il momento degli Umbri, che pensavano ad una stagione decisamente diversa fino ad ora. Bene, era questa l'ultima notizia di TRC Sport. Rimanete con noi perché adesso arrivano le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con i nostri programmi.